stazione centrale, edicola, c'è nascosta la mia psicologia contemporanea, c'è, però è sempre nascosta, mentre invece, boh, vecchio Morelli, cosa gli fai Morelli? Cosa gli fai Morelli agli edicolanti? Vorrei saperlo. Ma prima completo in postazione di lavoro. Oh, guarda il pollice verde di Patrick. Spaccato di brutto? Eccoci col Mazzu Team del lunedì. Scusami, lei non si è ancora presentata. Bisogna rifare un momento alla Mazzucchelli. Oh, quindi? C'è una breve intervista. Ciao, sono Luca Mazzancolla. E Luca Mazzancolla è il suo avatar. Il suo avatar, quello un po' negativo. Descriviti con 4 aggettivi. Primo, sono giovane, quindi ho ancora 26 anni. Il secondo è positiva e poi direi efficace, determinata e poi sono gemelli, quindi segno variabile, attenzione, dinamico. Attenzione gemelli ragazzi! E anche un po' bipolare, nel senso che ho anch'io sempre un po' due lati di me. Tu che segno sei Patrick, scusa? Io sono Toro. Toro? Come fa il Toro? Eh? Come fa il Toro? Oh. Così? Non so come fa il Toro. Senti, qual è la critica che ti viene rivolta più spesso? Che sono insensibile, ma non è vero. Patrick, la critica che ti fanno più spesso a te qual è? Sono troppo intelligente. Troppo bello, intelligente. Troppo bello. E la critica che fanno più spesso a me qual è? La critica che fanno più spesso a te, che sei troppo buono. Sono troppo buono. No, brutta questa. È tosta. Cioè essere additati per essere buoni non è una. Hai capito? Allora, cos'è che c'è scritto? Cos'è che c'è scritto? Auguri papà! Auguri papà! Bellissimo! Però dentro è fuori! Dentro è fuori! E l'ha fatto col papà! Quello è il mio papà! A Giacomo e metà Mattia! Eccolo qua! Ah, è uguale! Sono io questo? Sì, con la maglietta rossa! Oggi si va a Bologna dagli amici di Open Source Management e andiamo a studiare la delega, punto sul quale tra l'altro ho molto ma molto 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 da imparare. Eccoci nell'aula di oggi, ho imparato tante cose interessanti, una in particolare la vorrei condividere con voi. Le aziende del futuro non produrranno prodotti o servizi, ma uomini. Il mondo del lavoro sta cambiando tantissimo e nella nuova era le aziende che non saranno in grado di produrre delle persone, di creare delle persone, di forgiarle, si troveranno presto in grande difficoltà. Cosa c'entra la delega con tutto questo? Beh, la delega è proprio questo, la capacità di costruire delle persone, di insegnare loro a svolgere i compiti, di responsabilizzarle sempre di più e farle diventare abili e capaci di portare avanti un'azienda anche senza di te. Spiamo il lavoro del Luke. No. Bravo, chiudi questo. I miei segreti. Cosa stai facendo là? Cazzeggio su YouTube. Scherzo. Quando sei Luca. Esatto, guarda. Perché hai una valigia? Pronta per andare a Roma a fatturare. Brava. Scusa Luca, come si chiamava il tuo gruppo musicale? I Vuoto a Rendere, gruppo musicale dell'underground milanese, quando ero in quarta, quinta liceo, primo anno di università, ero a medicina, che anni erano nel 2000, 98 più o meno, quindi diciamo le occupazioni dei licei, avevamo qualche pezzo ska, avevamo qualche pezzo più rock, pop, melodico, tutto italiano, io ero cantautore, scrivevo testi, musica. Poi provo un po' a cantare, la mia voce non è mai stata un granché, diciamo, però è rintonato. E non avete mai caricato su YouTube niente? Ma non c'era di canzone. Io dopo dico dopo. No, no, no. Era pop melodico italiano, tipo. Gigi No. Ma quello è neo melodico. No, era rock pop. O tipo le grida. Magari, tiro, bravi. Era un po' di scarponi. Da domani come insegnante sono amici. Maria. Bravo, esatto, insieme a Gennaro Romagnoli e Jerry Grassi, facciamo il trio. Esatto. Sei contento che è arrivato primavera? Tantissimo, oggi devo dire veramente.
Oggi siamo qui a Milano per parlare di abitudini con gli amici di Allianz Bank. Le abitudini sono un argomento che interessa a tutti perché coinvolge sia la vita professionale che quella privata, quindi... Esatto. Aspetta che mi zoomo nei tuoi occhiali. Nel 99 avevo forse ero ancora più giovane di Mazzucchelli, quindi fresco di studi, convinto di sapere come si fa a motivare le altre persone. Mi sono accorto che in realtà, ahimè, la formazione universitaria non basta. Tutti i libri, che magari leggete anche voi, ma che io ho letto tutti, no? Che ci sono a Feltrinelli, come si motiva la suocera, come si motiva il cane, come si motiva il cliente, come la moglie, il capo. La moglie, sì, la moglie la davo per scontato, quello è un corso a parte, poi c'è un capitolo per lei che motiva. Alla fine, quando sei in certe situazioni, queste cose funzionano poco. Questa moglie che io suggerisco a tutti di applicare, l'ho implementata da 2 anni in maniera costante nella mia vita. Ogni giorno quando mi sveglio penso alle 3 cose principali che devo fare durante la giornata, le 3 cose per le quali la sera, quando vado a letto, se sono riuscito a farle, a prescindere da come è andata la giornata, se ho fatto quelle 3, io vado a letto felice. E per implementarlo io mi ero messo una serie di post-it, che sono dei segnali, sul mio computer. E la mattina io mi sveglio, vado al computer, se vedo i post-it mi ricordo che devo fare quella determinata azione. Qual è il tuo obiettivo principale di oggi? Ma quanto mi è mancata! Quanto mi è mancata la stazione centrale, ragazzi! Dove andiamo oggi? Eccoci ancora a Bologna, seconda volta in una settimana. Oggi parliamo ancora di abitudini, senza Pietro Trabucchi questa volta, a un gruppo di imprenditori in ambito palestre e fitness. Eccoci nella sala di titolare Felice, che tra un po' si riempirà. Eccoci, saluta il vlog Emma. Tra poco iniziamo. Ecco qui il suo regalino.